Nuovi bus urbani inviati dall'AST stanno migliorando il servizio del trasporto pubblico locale a Gela. Si sono ridotti i tempi di attesa dell'utenza alle fermate, che si attestano tra i 13 e i 20 minuti, mentre sono state ripristinate le corse nei quartieri come Sette Farine, Cantina Sociale e Fondo Iolza. Un sopralluogo è stato condotto questa mattina dall'assessore comunale Eugenio Catania, che ha preannunciato l'arrivo di nuovi bus a settembre, in grado di avviare altre due linee già annunciate dal sindaco Domenico Messinese a nord della città. È in transito anche in parte della lungomare con lo schema della circolare e dell'interconnessione. L'AST, tramite il dottor Fiducia e il componente del consiglio di amministrazione di AST, Giancarlo Costa, e il signor Locurto, che è il direttore della sede operativa di Gela, si erano impegnati entro il 30 giugno a fare arrivare nella nostra città altri due autobus per rinforzare la flotta AST, per collegare le periferie Fondo Iolza, Cantina Sociale e Sette Farini. La parola, insomma, che era stata data dall'azienda è stata rispettata e abbiamo finalmente una flotta che riesce a garantire il servizio di trasporto pubblico locale qui a Gela. L'azienda si è impegnata ulteriormente entro l'8 settembre a implementare questa flotta che vedete dietro di me, di altri 4 componenti più 2 riserve, per avere finalmente un servizio di trasporto pubblico efficiente nella nostra città. L'utenza deve rispondere innanzitutto effettuando il biglietto dell'autobus, che costituisce una delle fonti di approvvigionamento dell'azienda ed è una delle risorse che consente agli autobus di circolare e di avere il servizio efficiente. Speriamo che la cittadinanza risponda bene al nostro sollecito. Noi insieme con l'AST ci siamo impegnati a fornire 2 agenti di polizia municipale a random ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, che faranno dei controlli per vedere il pagamento dei biglietti. Ci siamo impegnati anche ad essere di supporto con l'AST per vedere di implementare degli uffici all'interno della città per consentire alla gente di pagare, di comprare i biglietti e pagare gli abbonamenti. I tempi di percorrenza con questi 2 nuovi autobus si attestano attorno alle fermate di circa 20 minuti. Ancora non sono tutte attive le linee elaborate dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'AST, perché servono altri 4 autobus che arriveranno l'8 settembre. Quando arriveranno anche quelli, diciamo che avremo un tempo di percorrenza in tutta la città che varierà tra i 15 e i 20 minuti massimo, e quindi il mezzo di trasporto pubblico diventa finalmente una realtà nella nostra città. La Polizia Municipale lavorerà contro le soste selvagge, contro i cosiddetti portoghesi che usufruiscono degli autobus urbani senza pagare il biglietto.